La sfida del mattarello tra la Lunardini e Persegani, Emilia trattino Romagna. Venite qua, dai, 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 dai. Allora, adesso, scusa, mettili in piedi. Adesso io devo stare attenta a cosa dico. Uno. Dai. E uno, due. Ma io l'ho dovuto tagliare, hai visto? Ho dovuto tagliare. Però... ci stava nella borsetta? Eh già. Ah, beh, allora. Adesso io non so cosa dire, qualunque cosa dica può essere fraintesa. Facciamo la ricetta che facciamo prima. Facciamo la ricetta. Però deciderai te chi fa la pasta e chi fa la salsa. Io non so ancora cosa dovete fare, che ricetta fate? Facciamo gli strozzapreti della motonave oggi. Allora, gli strozzapreti della motonave hanno una storia. Perché nella motonave, lo dico già, no, è successo di tutto. È partita sul gommone la storia. Allora, comunque è una, diciamo che si chiama strozzapreti della motonave perché riguardano una cosa che è accaduta a loro che adesso ci racconterà. Esatto. Allora, chi decide la Lunardini? Dai, io vado di Dasciadur. Vai te, allora io faccio la salsa, dai. Ma usi il tuo mattarello o il suo? Il mio. Va bene. No, è troppo, perché il suo è troppo, vedi che non ci sta. Ma guarda, non è che uno ride ogni volta che guarda una parola. Ecco, vabbè, ma porca miseria, dai. Allora, gli ingredienti per la pasta... Quali la pasta sono? Degli allora, questa è farina e acqua, sono gli strozzapreti, che è una pasta semplice, fatta una vecchia pasta che ultimamente si riutilizza tantissimo, ed è una proprio farina e acqua, senza uova. Farina e acqua, invece il condimento cos'è? Il condimento è fatto con le purazzi, con le poveracce, che sono quelle vongole qua. Ah, perché puracce si chiamano? Le poveracce si chiamano perché... Si chiamano poveracce perché niente. Hanno la tradizione che una volta, nel periodo in cui si raccoglievano, era un po' il cibo dei poveri, perché... Ah. Sulla battigia si potevano raccogliere. Tutti quindi potevano era andare. Il pesce che tutti potevano permettersi. Capito. Quindi era poveracce. Poveracce. Dai poveri. Quindi aperte, qui con il vino bianco, con il prezzemolo. Adesso le apriremo. Esatto, assolutamente ecco. Sì. Poi a parte facciamo soffriggere i pomodorini e la zucchina, bella croccante. E poi in ultimo la saraghina impanata con una panura romantica. La saraghina sarebbe le acciughine. Le alici. C'era la festa della saraghina, comunque andiamo avanti. A parte il fatto che vorrei dire tortellone piccolo, tortellone grande, guarda lì tutti i tortelloni. Hai visto che bei tortelloni che mi hanno fatto le signore dei costumi, sono state meravigliose. Scusami, io vorrei capire, strozzapreti è scritto la motonave, ma cosa c'è scritto lì? Panca, ches, dolce? Spostati, Alfio, non ti ammazzare. Panca, guarda come è scritto pancakes. No, vabbè. Ma mi fanno troppo ridere. Che spettacolo. Guarda Farro. Farro sta male ancora un po' che lo fai ridere. Cioè, va bene. Prima che... Ma mi raccontate un attimo perché sacciamano, strozzaprete, cosa è successo? Ah, adesso te la racconto io perché la Lunardini, questo è il nostro primo della domenica. Io mi vergogno. Ti vergogni di cosa? Io ti vengo vicino a prendere il prezzemolo, Anto, solo un ciuffettino così. Allora devi capire che intanto seguiamo lei che fa gli strozzapreti, che è facilissimo. Esatto. Praticamente la pasta si taglia sottile e poi si arrotola. Allora, noi siamo stati chiamati a fare da un nostro collega un evento di beneficenza e si svolgeva a Ravenna. Allora, questo evento era la sera, noi quanti alle 11... anni fa intanto? 15? 14? Da adesso esagerato. Adi. 11, 12, 13, dai. Insomma, eravamo più giovani. No, per quello, vediamo un attimo esatto. Il periodo storico. È successo che l'evento era la sera, noi alle 10:30 eravamo già con degli aperitivi, va bene. Arriviamo in questo posto e capiamo cosa c'è da fare, no? Arriva vicino un signore, il classico, insomma, romagnolo, bello verace, che a me non mi ha neanche in nota, ma la Lunardini gli va di fianco e gli dice: «Sciocci bambina, ma c'è il porto d'armi per portare in giro quegli occhi?» Io potevo anche morire e non gli fregava niente, va bene. E ci sta, ci mancherebbe, ci sta. Dovevamo salire su un veliero e quindi dovevano portarci al largo su un gommone. Faccio una premessa, la Lunardini aveva speso un bel po' di soldi per trucco e parrucco perché si era fatto un restauro di quelli che la metta basta, con tutto un ciuffone biondo, che spettacolo, vero? Un bel rossetto rosso e un tacco 14, era più alto della Brigitte Nielsen. Era tipo Ivana Spagna così, in Lady. Così, no, era normale. Era normale, tutta bella dogata. Ci portano su questo gommone, quindi anche lì montare sul gommone col tacco 14, volevo vedere io. L'ha tolto. Sono abbassata subito. A me mi dice sempre il tipo lì in questione: te vai avanti che sei pesante e stai in punta al gommone. Ho detto vabbè, vado avanti.
sono pesante, dovrò tenere giù il gommone. E a lei dice, te invece siediti qua vicino a me. Questa che mi faceva due occhi per dire, stai qua, vieni qua, salva. Eri terrorizzata da questo insomma, marpione. Non era proprio niente, marpione. Niente da fare. Allora io vado lì in punta, questo dopo gli scogli comincia a sgasare sto gommone, ciuffe, ciuffe, ciuffe. Mi giro dopo un quarto d'ora, tutto il suo trucco, mi trovo in vano a Spagna, con due occhi che sembravano un procione che l'ha colato tutto il trucco. Io comincio a ridere, lei che mi insulta dice, cosa ridi? Io dico, ma guardati in faccia come sei messa. Lei si guarda col telefono e fa, guarda tutto il trucco parrucco dove è andato a finire. Così, il bello è che dopo questo chiama la capitaneria di porto da in mezzo al mare e dice, ah ma qua non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Cioè la motonave non c'era? No, era già in porto! Quindi mi ha fatto tutto sto cinema per niente! Quindi tu sei arrivata là, hai tolto il tacco, hai dovuto restaurarti, sei arrivata là tutta sfatta per fare sto evento sulla motonave che era già in porto e voi siete usciti guarda, per niente. Guarda, sembrava veramente... Ma avete riso tarde, però tanto. Molto, così. Ridiamo ancora oggi dopo tanti anni. della gita quindi. Sulla motonave. Ed ecco, era il primo legato a questo evento, no? Ah, voi dovevate preparare questo... Questi strozzapreti. È passato la storia. Ecco, è passata la storia. Beh, però era buono. Poi i vostri strozzapreti avranno avuto un grande successo. Assolutamente sì. Tanto quanti è vero ne avete che... fatti? Per quante persone? Un bel po'. 150-200 persone. Voi due basta? Sì, noi due. No, vabbè, siete arrivati. Oltre al trucco e parrucco della motonave, c'era dopo poi il trucco e parrucco perché eravamo lì con due padelle che andavamo E quel barpione lì che fine ha fatto? T'ha corteggiata tutta la sera o quando ti sei spatta? Certo, portava da bere solo lei, io potevo morire anche secco come un bastone. Io glielo chiedevo, glielo passavo lui. Ma di quei lavori. Però il bello è stato anche che poi ci siamo dovuti cambiare e la Lunardini si è cambiata il baule della mia macchina. Perché che fortuna che ho eliminato le foto. Ah, perché avevate anche le foto? Sì. Mamma mia, guarda. Quindi questa del gommone, per me la Lunardini è passata la storia. E quindi ecco perché gli strozzapreti, la motonave, vedete che bello quando le ricette sono legate, anche un ricordo goliardico, no? Divertente, sì. Come la vostra amicizia. Assolutamente. Voi siete amici veramente da una vita, quindi... Sì, malgrado Emilia trattino Romagna. Assolutamente. Ma lui doveva venire sempre in Romagna, però, perché tutte le volte veniva a lavorare. Lui gli piaceva ballare. Beh, esatto, ma io del casino ne facevo ovunque. Esatto. Aspetta, zingara, spostati. Questo è zingaro, zingaro. Senti, lo sapete che il sogno di Daniele Persegani non è di venire qui è sempre a mezzogiorno a cucinare, ma andare da Milly ballando con ma le magari, stelle. Ma magari, ma io lo dico, Milly, senti, non so se vuoi il ballerino per una notte. Guarda, io te lo do volentieri. Andiamo insieme, ci andiamo io e te. No, se vado, guarda, io non, meglio di no, perché ti faccio fare una brutta figura. Ma devi no, dai, facciamo un cia-cia-cia, sì, una cosa. Ballerina che... all'altezza, insomma, brava, ecco, non come me. Io tanto io ho messo il vino bianco, un po' anche della verdura. Il vino bianco, va bene. Faccio la panur per le saraghine, che poi andremo a cuocere molto velocemente in una padella con un po' di olio. Certo. Io ti devo passare davanti. Puoi ballare con Elisa, che è diventata bravissima, no? Tanto Elisa è diventata davvero brava. Capito, quindi balla Elisa, io gliel'ho anche scritto, non gli davo un euro bucato, è diventata davvero brava. Esatto, che cattivo, Ma gliel'ho detto, veramente. Invece perché, è proprio brava. Insomma, abbiamo fatto una baciata una volta, le gambe gliele aveva finite di far Geppetto, era così. Invece è brava davvero. È venuta tutto, brava tutto Elisa. Fuori tutta la sua sensualità, è veramente brava, l'ho detto brava. Anche io a lei. Allora, adesso mettiamo dentro la buccia del limone, il pan grattato... Il prezzemolo, il timo e ci ho messo anche un pochino di origano fresco e un goccio di olio. Me lo passeresti, Antonella? Certo, l'olio. Grazie mille. Tanto l'olio si può passare per di mano. Te vai nell'acqua. Te vai nell'acqua con gli strozzapreti. Quindi vedete, una ricetta della domenica ma molto semplice. Perché noi una volta fatta la pasta fresca e solo gli strozzapreti, solo acqua e farina, quindi semplicissime. Sì, qualcuno più ricco ci mette anche un uovo per ogni chilo di farina. Ah. Però una volta era acqua e farina e basta. Sì, ma per non farli attaccare devi mettere qualcosa nell'acqua o non si attaccano gli strozzapreti? No, non si attaccano. Adesso ricominciano a bollire, metto il sale. Qui hai messo invece la panura. Esatto. Un po' come quella che ha fatto prima. Però contrariamente a lui io la vado a passare in padella. Quindi ci metto un goccino di olio, deve sfrigolare un attimino. Sfrigoliamo un attimino. Aspetta, che oggi è tutto un incrocio qua. Altro che gommone. Altro che gommone. Togli quel cappuccio. Hai ragione che devo togliere il cappuccio, però allora, fai prima zè. Oh, là. Prima zè. Così. Prima zè mi piace. Faccio prima così. Fate prima così. No, ma io ormai quindi, sai che... Vero? Te ormai sei di casa. Ormai sono di casa. Allora, gli diamo una scottata anche qua molto veloce. Giusto perché appunto, come dicevi te prima, il pesce azzurro se no diventa stoppaccioso, non esatto. È buono.
Perfetto. Queste andremo a metterle poi sopra, a piatto finito, che ma così come... è anche un po' un piatto. Ma scusa, la zia Cri come se la cava nel ballo? Ha un po' le gambe di legno anche lei. Uguale, sono andate dallo stesso falegname. Purtroppo succede. Ma come, una romagnola che non sa ballare. L'unica che non sa ballare è qua. Sa ballare liscio, cosa dell'altro mondo, vabbè. È così. Zia Cri, qua ci siamo. Ma gli strozzapreti sono così veloci, tac tac. Sì, quando volle, 2 minuti, proprio il tempo, perché è farina e acqua. E sono quindi tu hai conosciuto anche tutti i fidanzati della zia Cri? Sì. Uno in particolare, cioè il tuo marito, no? Sì. Tuo ex più marito. Di uno, no, due, più perché io ho avuto due mariti. Lei ha avuto come me due mariti, noi non siamo mica... No, tutte e due li ho conosciuti. Vabbè. Tutte e due. Non ho capito. E ti piacevano? Da amico, ti piacevano? Uno un pochino più dell'altro, però sì, insomma. Ma il primo e il secondo ti piaceva più dell'altro? Non può fare queste domande, che è venerdì anche oggi. Amici si può sapere. Tanto sono tutti ex, chi se ne frega. Ho capito, però magari ci guardano gli ex. Importa, trovo la macchina su quattro pietre. Adesso scusa, gliel'hai presentati tu? No. Anche perché me ne presenti un'altra. Ma giusto però, definitivo. Lei, allora, ti devo dire anche una cosa. Quando lavoravamo in Riviera, lei se la tirava da qua là in fondo perché lavorava in un albergo più bello del mio. Allora... Non è vero, che antipatico che sei. Guarda che se ti prendo ti apro come una canocchia. Vedi? Vedi come mi vuole bene? Ma è vero questa cosa che tu stavi in un albergo più bello del suo? Stavo nell'albergo più bello della Riviera, quello sì. Guarda, però dopo gli extra li facevamo insieme. Ti è. Vedi? Gli extra li facevate insieme. Non extra, no. Lavoro. Beh, ma anche a ballare ci trovavamo ballare, delle volte in discoteca, perché sai, però abbiamo con vissuto... lei che non ballava. No, in discoteca sì. In discoteca sì, abbiamo vissuto gli anni 80-90 della Riviera Romagnola, quando c'era, insomma... Quando c'era da far del bello. Vabbè, c'era da far del bello e del bene anche. Assolutamente. Allora... E qui chiudiamo la parentesi. Allora, mettiamo... Facciamo che impiattiamo. Dai, impiattiamo, sì, impiattiamo, ragazzi. Quando è finito, è finito. Via, impiattiamo il nostro piatto della domenica. Allora, vai con lo strozzaprete. Allora, li mettiamo... Quindi questi belli strozzapreti con le vongole, con i pomodorini, le zucchine... La zucchina croccante. Un po' di panur di alici. Guardate che piatto meraviglioso. Anche questo, pesce del venerdì, ma anche grande primo piatto della domenica. Una grattugiata di pepe sopra e sei a posto. E sei a posto. E via con liscio. Vai col pepe. E via con liscio. Bene. Grazie alla coppia Emilia-Romagna, Cristina Lunardini, Daniele Persegani. Grazie.